Vendita, assistenza e riparazione di motocicli e biciclette. Ma anche abbigliamento moto e caschi. Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote. A Voghera, in piazza Garibaldi 12. Buon martedì a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. È stata picchiata dai genitori della sua fidanzata che non volevano che la relazione tra le due continuasse. È successo venerdì sera in un locale a Roma. Le due ragazze si stavano frequentando da qualche mese quando i genitori di una delle due le hanno cercate e trovate in un locale. I due se la sono presa prima con la figlia, poi con la fidanzata, alla quale hanno dato un pugno. I giornali hanno definito l'accaduto come una follia omofoba. Tu sei d'accordo oppure no? Non credo ci sia una definizione, semplicemente credo che i genitori non prendano bene in considerazione le decisioni dei figli comunque. Cioè, perché fidanzato, fidanzata, maschio, femmina, comunque genitori devono secondo me prendere di fatto quello che i figli decidono, punto e basta. Cioè, lesbica, eterosessuale, gay o quello che è, cioè i genitori non dovrebbero interessarsi della vita sentimentale in generale. Se poi appunto è gay o eterosessuale, cioè assolutamente ancora peggio. In realtà puoi andare addirittura a cercare la fidanzata per picchiarla. Cioè, è una cosa che assolutamente non deve accadere. Cioè, perché adesso l'omofobia è diventata una cosa che prima non se ne parlava, adesso se ne parla fin troppo, razzismo in qualsiasi genere comunque deve essere debellato secondo me, quindi per me non devono più accadere queste cose assolutamente. Insomma, è un fatto abbastanza particolare, insomma, che dei genitori intervengano su una coppia, diciamo così, che ha fatto una scelta di frequentarsi, quindi essendo maggiorenni, avendo il libero arbitrio, sono questioni che riguardano solo loro. Questo è il mio pensiero. Sì, non si uccide per queste questioni. Libero di praticare il sesso come vuole, privatamente. Io non vado a vedere cosa fa a letto una persona, purché lo faccia, ecco, con una certa riservatezza. Secondo lei come mai anche al giorno d'oggi un genitore fa magari così fatica ad accettare l'omosessualità della propria figlia, del proprio figlio? Ma io credo che sia prettamente un fattore culturale, prettamente un fattore sociale, è il fatto stesso che questo sia da considerarsi un problema, vuol dire che forse non si è approfondito già nel tempo queste dinamiche, quindi si è ancora un pochettino arretrati su quelle che sono lo svolgimento della propria sessualità, della propria gestione, dei propri interessi, insomma, che sono sempre personali. Secondo me è perché anche hanno tanto paura i genitori del, purtroppo, del giudizio altrui. Cioè, quindi magari anche del nonno, del vicino di casa, dell'amica, eccetera, che ti viene a dire: ah, ma quindi tua figlia è lesbica, frequenta un'altra ragazza, eccetera. Secondo me, al di fuori della cerchia giovanile, i genitori, quindi comunque la gente un po' più adulta, per loro è molto difficile accettarli. Quindi secondo me solo per il giudizio altrui, secondo me, perché se un genitore veramente fosse felice per le decisioni del figlio, non si intrometterebbe, non penserebbe neanche a quello che potrebbero pensare gli altri. Quindi secondo me è solo e soltanto questo, il giudizio. Non lo so, non glielo so dire, è una questione di punti di vista probabilmente. Secondo lei l'amore deve passare per forza attraverso il giudizio delle persone, il giudizio di qualcuno, o è giusto anche che le persone si esprimano in tal proposito? Io penso che non c'entrino i giudizi delle altre persone, è una questione tua che vivi come ti pare. Parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it.
Riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.